radioterapia di precisione e trattamenti integrati nei tumori oligometastatici. L'incontro con gli esperti, giunto alla 15ª edizione, si è svolto ieri e oggi a Chieti all'Auditorium Rettorato dell'Università Gabriele D'Annunzio. Tematica di grande attualità che entra nel solco di quelle che sono le possibilità di cura, di guarigione oggi dalla malattia tumorale, dove si vince sempre di più rispetto a quanto si perde. Progressi senza dubbio notevoli. Il professor Domenico Genovesi. Progressi notevoli in un ambito anche di malattia pauci oligometastatica, cioè quando i pazienti entrano in quella fase dove hanno poche metastasi e dove l'abbinamento dei trattamenti, dei moderni trattamenti di radioterapia e di terapie sistemiche integrate ha l'obiettivo di eliminare completamente anche quelle poche metastasi e riportare i pazienti nel percorso di guarigione. È un mondo nuovo che si sta aprendo, ma si sta consolidando. Il fatto di aver chiamato qui a Chieti i migliori centri di radioterapia e oncologia italiani, dal confronto con questi centri e dalla collaborazione cerchiamo di dare dei protocolli di terapia che possano entrare nella guarigione anche della malattia oligometastatica. Ecco professore, la domanda è dopo: il Covid ha rallentato le cure oncologiche? No, questo no. I trattamenti oncologici sono trattamenti ritenuti indifferibili perché sono trattamenti salvavita e quindi sia la parte di radioterapia sia la chemioterapia e i trattamenti sistemici non si devono fermare. E quindi in questi 2 anni sono stati organizzati dei protocolli molto stretti di sorveglianza ma anche di trattamento di pazienti con Covid, perché il paziente con Covid non può interrompere un trattamento in corso perché altrimenti la discontinuità si rifletterebbe in maniera negativa. E quindi abbiamo dovuto organizzare protocolli molto serrati anche sulle fasce orarie, sui percorsi, per non perdere un trattamento. Dove il Covid ha impattato soprattutto sul ritardo diagnostico, e siamo tornati a vedere in questi 2 anni più malattia tumorale avanzata che non vedevamo e quindi chiaramente anche con minori possibilità di cura.